Adesso ci troviamo davanti al Duomo di Chieri, una chiesa gotica iniziata nel 1405, terminata nel 1436. Una chiesa che nel 1860-70 circa era in pessime condizioni, tant'è vero che il capitolo dei canonici e il comune, di comune accordo, decisero di passare ad un restauro generale. Questo restauro coinvolse anche il coro ligneo del 400. In questo lavoro fu coinvolto Alberto Masogilli, non quindi come pittore o come incisore, in questo caso come esperto di arredo medievale. Lui infatti ebbe l'incarico di riassemblare il coro che era stato smontato per il restauro, di riassemblarlo, di farlo restaurare, di dargli un assetto diverso, perché prima era distribuito, gli stalli erano distribuiti lungo i fianchi del presbiterio. Invece il conte Edoardo Arborio Mella lo volle collocare nell'abside, quindi si richiese tutta la esperienza di Alberto Masogilli per dargli questa nuova sistemazione senza comprometterne il valore e la bellezza. E Alberto Masogilli, con una grande sensibilità, scrive: «Osserverei che, trattandosi di restauri, essere principale ragione il mantenerne le cose nella loro primitiva disposizione. Da ciò mi domanderei se bene scomporre le cose antiche per darne disposizioni nuove. La disposizione antica degli stalli, tuttora esistente in linea retta, essere come nella maggior quantità delle chiese gotiche». Cioè Alberto Masogilli dice chiaramente: lasciate il coro così, non smembratelo, e ha avuto ragione, perché il coro è stato letteralmente massacrato ed è stato collocato nella zona più umida del Duomo. Non solo, Alberto Masogilli ha a cuore anche il restauro del pulpito e lo esegue proprio lui. Con il commendator Caselle siamo andati per anni alla ricerca di documenti che potessero dirci cosa aveva fatto sul pulpito, non li abbiamo trovati, se non uno schizzo che è conservato nell'archivio capitolare del Duomo, ma molto probabilmente rifece teste di putti mancanti.